Amici tecnologici, benvenuti in un nuovo video. E allora oggi andiamo a vedere insieme come funziona la Tesla Model S, le varie parti, quali sono, come funzionano e varie chicche che forse non conoscevi. Questo che vedi è il motore della Tesla Model S. Questo invece è tutta la parte, il cervello proprio della vettura che pilota il motore elettrico. E allora questo in rosso è il motore elettrico, questo in verde invece è diciamo tutto il gruppo di controllo del motore. Queste sono le pacche batterie con le celle litio. Questa è una 18650, come ormai sapete, della Panasonic. E la diciamo corrente elettrica esce dal pacco batterie, entra dentro l'inverter e l'inverter ci controlla i giri del motore. Il motore è un motore a induzione, perciò non ha delle spazzole, funziona appunto con dei magneti permanenti, è controllabile diciamo da 0 a 100% di giri senza nessun problema. Questo, come vedi, è le polarità nord-sud, è pilotato tramite quei tre cavi smaltati in rame con quei connettori diciamo in metallo che vengono connessi a quella centralina che è diciamo l'inverter che ci pilota passo passo questo motore elettrico. E niente, in base alla tensione che andiamo a dare lui girerà. Queste sono le differenze tra un motore a benzina e un motore elettrico. Come vedi c'è molta ma molta differenza, perché il motore a combustione, come vedi, ha un peso di 180 kg, il motore elettrico 31,8 kg, una potenza, quella a combustione, di 140 kW, invece quello elettrico 270 kW. Per quanto riguarda la potenza, il rapporto peso-potenza 0,8 contro 8,5 kW al chilogrammo. Ed è una cosa senza eguali, una potenza altissima, basso peso, ingombri molto minori, complessità del sistema molto più semplice in quelle elettriche. E qui vediamo come lavora il sistema. Pacco batterie in corrente continua, ovviamente le batterie sono in corrente continua, la tensione delle batterie esce ed entra dentro l'inverter, che è questo qui che abbiamo a sinistra. Quell'inverter lo trasforma in onda sinusoidale, in corrente alternata, e lo dà alle tre fasi, cioè ai tre cavi diciamo in rame ad alta potenza che ci sono in basso, che abbiamo visto prima. Da lì, diciamo, modificando l'onda sinusoidale, si va a variare il numero di giri, se deve girare verso orario o antorario, eccetera eccetera. Qui vediamo invece una piccola spiegazione di come è fatto il pacco batteria della Tesla Model S. Come abbiamo detto, sono 6 serie, perciò un 6S per circa 74p, cioè 74 paralleli. E niente, montano celle 18650 costruite insieme a Panasonic, perciò sono molto ma molto buone come qualità, come capacità, eccetera eccetera. Poi vengono tutti rinchiusi dentro un modulo coperto, protetto, e in tutto monta 7000 celle. E questo sistema di batterie è raffreddato a liquido, ecco qui. Qui c'è il radiatore del liquido. Questo, come abbiamo detto, il rosso è il motore elettrico, il verde è l'inverter che va a pilotare il numero di giri. Qui ci fa vedere diciamo come funziona la trasmissione, perché è molto più semplice di quello di un'autovettura, perché non abbiamo le marce. Questo va diretto sulla ruota dentata della trasmissione.
per quanto riguarda l'inversione del senso di marcia, cioè andare avanti e indietro, lo fa semplicemente il motore elettrico invertendo il suo stesso modo di girare. Prima gira in un modo, poi gira nell'altro verso. Semplicemente tutto tramite il controllo che ci dà l'inverter con l'onda, diciamo, sinusoidale. Questo è il sistema del differenziale. Molto ma molto buono per poter sfruttare appieno la potenza che va a produrre il motore elettrico, perché come sappiamo il motore elettrico ha molta moltissima coppia. Nel video ci mostrano che come funziona, per esempio con una pozzanghera. Se una ruota sta su una pozzanghera, perciò scivola, il differenziale differenzia il numero di giri di una ruota e dell'altra ruota. Cioè quella, diciamo, che gira a vuoto può fare più giri, perché ovviamente gira a vuoto perché scivola, invece l'altra gira più lenta perché appunto non è a vuoto, perciò è sotto pressione, sotto carico. Questo è il sistema che Tesla utilizza, diciamo, come trasmissione, e grazie al motore elettrico c'è un'altissima risposta, diciamo, della trasmissione di potenza e, diciamo, in newton metri la coppia è alle stelle. Grazie, diciamo, alla tecnologia di Tesla, e ormai non solo di Tesla, riusciamo a ricaricare, a far funzionare il nostro motore elettrico anche come generatore. Infatti, in frenata, il nostro generatore, cioè il nostro motore elettrico, si trasforma da generatore e tramite l'inverter riesce a trasformare la rotazione, diciamo, della frenata in energia elettrica che rientra nuovamente in circolo e ricarica le batterie. Questo, diciamo, è un sistema sviluppato per recuperare quell'energia in frenata. Perciò, se anche tu sei appassionato della tecnologia, delle auto elettriche, se vuoi sperimentare a realizzare la tua auto elettrica, sappi che per realizzare una buona vettura elettrica bisogna partire da queste componenti. Un buon motore elettrico, un buon circuito di controllo o inverter, perché ormai i motori non vanno più a spazzole come in passato, ma ora abbiamo i motori digitali. I motori digitali ci permettono appunto un controllo passo passo delle velocità, della coppia, e hanno infatti tantissima coppia. Per esempio, il motore Tesla arriva a un numero di giri massimo di 18.000 giri. E se lo mettiamo a paragone con un motore a diciamo benzina, per esempio, può arrivare a quanto? 4.000, 5.000, ma già quello è un super motore, 5.000 di giri. Per quanto riguarda invece il controllo, abbiamo detto che è tutto digitale, tutto tramite un'elettronica sofisticata, un inverter che ci pilota il tutto e ci converte la corrente continua in corrente alternata, appunto fatta apposta per il motore. Ovviamente parliamo di alta tensione, non è un motore che funziona a bassa tensione. Se anche tu sei interessato alla tecnologia, se ti piace il fai da te, se vuoi capire come funziona questa nuovissima tecnologia e magari, perché no, mettere le basi per la costruzione di una vettura elettrica o uno scooter elettrico o uno skateboard elettrico, segui i nostri video, iscriviti al canale. Abbiamo Facebook Jeff Electronic LED, abbiamo anche un gruppo su Facebook che si chiama DHE Powerwall Italia. Diciamo che questo gruppo nasce per parlare sulle batterie 18650 o in generale le batterie litio, però possiamo sempre ampliarlo per andare a parlare anche di motori, inverter, tutto ciò che ne sta attorno alle batterie a litio. Iscriviti al canale e ci aggiorniamo al prossimo video. Ciao!